Ben ritrovati ai nostri telespettatori di Canale 3 con Siena Risponde. Oggi abbiamo un ospite particolare, uno solo invece dei due come siete abituati a vedere, perché è un ospite speciale, la prima volta che viene, lo ringrazio per essere venuto, è il dottor Paolo Di Prima che è il direttore del lato Toscana Sud. Dietro questa sigla, dove non si capisce mai cosa c'è, dietro in verità c'è l'eminenza grigia, il cervello che gestisce... Tutto, tutto il sistema della raccolta e smaltimento dei rifiuti non solo nella provincia di Siena ma anche in quelle di Arezzo e Grosseto, per questo Toscana Sud. Eh, avete visto in questi giorni che se ne parla molto, c'è il sindaco di Chiusi, Bettollini, che vorrebbe rescindere il contratto di servizio con Sei, la CNA l'ha un po' seguito su quella strada, in altri, in altri comuni si dibatte su questi argomenti. E tante volte si fa fatica, direttore, perché eh, io parlo da cittadino normale, capire chi sei e cosa fa, che cos'è lato e cosa fa, chi rappresenta, se gli impianti, come funziona, è sempre per noi un po' difficoltoso. Io direi, cominciamo dall'inizio. Allora, lato Toscana Sud è un'associazione di tutti i comuni di questa, di, del sud della Toscana, giusto? Esattamente, lato Toscana Sud è l'ente strumentale dei comuni delle province di Arezzo, Siena, Grosseto e di una parte anche del sud della provincia di Livorno. Sono 104 comuni. 104 comuni che lei deve tentare di mettere d'accordo. Di cui io rappresento eh, la volontà complessiva che eh, va eh, rappresentata nei confronti degli interlocutori di questo sistema, perché da una parte c'è la parte pubblica, quindi i comuni rappresentati dal lato che hanno le funzioni di pianificare il servizio, hanno le funzioni di scegliere chi gestisce il servizio e hanno le funzioni di determinare il corrispettivo, l'importo che deve essere pagato per questo servizio. E, ultima com competenza importante del parte pubblica, è quella di controllare che il servizio venga regolarmente svolto. Ecco, quindi il lato che, che è tutto un mondo, poi, perché voi vi ritrovate in assemblea con tutti, certo. 104 i sindaci, tutti, eh, in, questo, in questo parlamentino di sindaci praticamente, praticamente si decide quali sono le modalità con cui si deve fare un servizio, quanto deve costare, chi lo deve fare, giusto? S giustissimo, giustissimo. Ehm... Ci sono delle decisioni che eh, vengono prese eh, in sede di assemblea dei sindaci e poi c'è l'esecuzione dell'attività, esecuzione che è eh, per quanto riguarda alcuni aspetti centralizzata, eh, ma per quanto riguarda altri aspetti, e mi riferisco in particolare al controllo sul servizio, eh, ancora di più di quello che si fa adesso eh, credo che si debba valorizzare molto il ruolo dei comuni ecco io vengo da un'altra realtà vengo dalla realtà veneta e eh, uno degli obiettivi che eh, d'intesa con il consiglio direttivo stiamo portando avanti è di eh, dare ai comuni una maggior voce nel rapporto diretto con il gestore e di essere il primo interlocutore sul servizio, perché l'ATO ha delle funzioni importanti di coordinamento complessivo, di regia, di pianificazione, ma quando arriviamo ad un servizio così capillare come il servizio rifiuti che si svolge nelle case di ciascun cittadino, è l'amministrazione comunale che deve avere la possibilità la forza, la legittimazione per interloquire. Ecco. Ecco perché adesso come funziona? C'è questa una specie di triangolazione, cioè il comune chiede a dato che chiede al gestore. Sì, io quando sono arrivato c'era una tendenza a un sistema di controllo accentrato. Che personalmente eh, e con la condivisione anche del Consiglio Direttivo stiamo evolvendo verso modelli che diano maggior ruolo alle amministrazioni comunali perché sono il è il diretto contatto con il territorio che è in grado di capire se un servizio funziona o non funziona e questo anche nella scelta del modello di servizio perché come sapete la raccolta dei rifiuti, adesso parliamo un attimo della raccolta, poi parleremo un po' dell'impianto impianti. al fermi al lato ancora, eh, perché ecco, da parlare… Ecco, di... Esatto, allora eh, concludo solo per l'importanza che hanno i comuni in questa eh, prospettiva generale, l'importanza dei comuni nel controllo, ma anche nella scelta del modello di servizio, perché… Sempre in questi primi mesi abbiamo concordato con molti comuni delle scelte che, di volta in volta, in base alle situazioni che l'amministrazione comunale ritiene più adatte al proprio territorio, possono prestarsi o a un modello di raccolta porta a porta o a un modello che si chiama: eh, con termine anche efficace del cassonetto intelligenti, cioè della raccolta di prossimità attraverso delle attrezzature che consentono di identificare l'utente. E eh, in base alle sensibilità eh, del territorio, si sta optando per l'una o per l'altra, entrambi con l'obiettivo molto forte di aumentare la raccolta differenziata. Che in questo territorio va migliorato, dopo diremo qualche parola anche su questo. Ecco sì, dicevo, fra l'altro penso che questa interlocuzione più diretta fra gestore e comune forse aiuta perché penso anche la composizione stessa dei rifiuti varia molto da comune a comune, che ne so, penso un comune soprattutto a vocazione turistica avrà un certo tipo di rifiuto, se ha vocazione artigianale, imprenditoriale e industriale ne avrà di tutt'altro tipo e quindi le modalità i tipi di servizi varieranno parecchio. Penso. Ma sicuramente pensi anche alla natura del territorio, se è una città, una cittadina con condomini accentrata rispetto a un borgo che è diffuso sul territorio, quindi i modelli devono tener conto delle realtà territoriali. E quindi siamo, siamo già a un livello di complessità altissimo perché ci abbiamo cioè bisogna una scendere così in profondità, raggiungere ogni casa che può avere una, di esigenze diverse e quindi siamo a un livello di complessità molto alta. È un sistema complesso, il sistema rifiuti è un sistema che va no, solo capito. Per, per andare a intercettare le persone che hanno bisogno della, della raccolta. Esatto. Se, quando l'ho chiamata, l'ho chiamata in, in ufficio l'altro giorno per invitarla, ho parlato alla sua segretaria e la sua segretaria gli ha detto, no perché sa, vorrei venisse perché per me è complicato questo tutti che, cosa è Ato, cosa è Sei, ah, invece, guardi non è l'unico, si figuri l'altro giorno ci ha chiamato una signora e mi ha chiesto se potevamo andare a ritirare il frigorifero, ecco dottore, quindi l'Ato ha questo ruolo diciamo, di, di, di regia fondamentalmente, quindi decide i, quali sono i costi giusti, chi è il gestore, eh, indirizza il tipo di servizio, controlla. Gli altri attori chi sono? Se non ha bisogno di che venga qualcuno a prendergli il frigorifero non deve ah, chiamare lato. Certo, certo. Gli attori della gestione del sistema rifiuti, quindi è una parte l'ente pubblico che pianifica, organizza e controlla, dall'altra parte chi materialmente lavora sul ciclo dei rifiuti. Sono nel sistema toscano nel sistema di toscana sud due filoni principali da una parte il servizio quindi la raccolta il servizio si intende il soggetto che raccoglie e trasporta rifiuti esattamente e questo sarebbe Sai toscana. 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 toscana ed è unico per tutto l'ambito con una scelta che è stata fatta dalla regione che eh, quando ha eh, approvato la legge regionale che disciplina l'attività del ciclo dei rifiuti in Toscana, ha previsto che per ogni ambito ci sia un gestore unico. Eh, Tant'è vero che recentemente, nel mondo fiorentino, tutto l'ambito Alto Toscana Centro si è eh, indirizzato verso un gestore unico. Quindi è una scelta che ha fatto a monte la regione. Divido la regione in tre ambiti ottimali. E per ogni ambito ottimale, ogni ato deve avere un gestore unico della raccolta e del trasporto. Esattamente, esattamente. È una scelta che è stata fatta rispetto alle quali le ato eh, e i comuni eh, sono tenuti ad applicare. Perché dobbiamo sempre tenere presente che. Tutto questo sistema è regolato da leggi e norme che se non vengono rispettate sono impugnate davanti al TAR, davanti agli organi giudiziari e quindi dobbiamo in maniera attenta rispettare il quadro normativo. I sindaci possono sicuramente farsi parte attiva per una revisione in sede giusta, in sede politica di alcune scelte di fondo. ma in nelle mole, come si dice, fino a quando la legge è questa, le auto sono tenute a rispettarlo. Ecco, allora abbiamo l'ATO che fa diciamo, la regia, sì. controllo, servizi, decide che tipo di servizio, quanto costa e il controllo che venga eseguito in quel modo. Poi abbiamo un soggetto, che nel nostro caso è Sei Toscana, sì. che si occupa di venire a prenderci il sacco dei rifiuti. E portarlo fino agli impianti, sì. e poi c'è tutto il mondo degli impianti. Esattamente. esattamente. Questo invece è una mini galassia di altre società. Esattamente. Allora, il mondo degli impianti, con una scelta anche questa che risale alla pianificazione di alcuni anni fa, è un mondo separato dal gestore del servizio. Nel senso che le società che gestiscono gli impianti, quando parliamo di impianti, parliamo di discariche, parliamo di termovalorizzatori. Parliamo di impianti di compostaggio, sono gli impianti che trattano il rifiuto organici. Nel nostro caso sono il termovalorizzatore di Poggi -Monsi, sì, e di San Zeno e di Arezzo. E quello delle cortine. Cortine è un impianto di compostaggio, compostaggio e poi un impianto anche di selezione, perché i rifiuti raccolti vengono trattati e eh, ripartiti nelle loro varie categorie. E ecco, questo fa l'impianto di selezione. Quei costi e quel lavoro lì non rientra nei, nei compiti e nel lavoro del gestore che, che raccoglie e trasporta. Allora la scelta che è stata fatta è quella di dire gli impianti già esistenti esistenti al momento in cui è stata fatta la gara, perché il gestore 6 è stato scelto attraverso una gara. Ecco, la gara meglio, quale, una gara sulla quale puntata apposta ecco, esatto, sono in corso anche delle. Eh, ad ogni modo, in questo momento eh, la gara eh, viene, eh, si è tradotta in un servizio contrattualizzato con sei che tiene fermi gli impianti esistenti. Quindi l'impianto di cui si diceva prima di termovalorizzazione di Poggi Bonsi, l'impianto di termovalorizzazione di Arezzo, gli impianti di discarica che ci sono sul territorio, gli impianti di lavorazione dell'umido, cioè gli impianti di compostaggio, sono quelli che c'erano nel 2012 quando è stata conclusa la gara. Per una scelta fatta a suo tempo, scelta che ha... Dei vantaggi e degli svantaggi, eh, perché io vengo da un mondo dove invece vi è un gestore unico sia degli impianti sia del servizio. Cioè, Però, fa tutto, un fa, tutto fa tutto. Però devo dire che esiste una forte corrente di pensiero, anche l'autorità antitrust, che invece raccomanda la distinzione fra servizio e impianti. Quindi, un po' come avviene la telefonia, che la sì, proprietà dei sì, cavi è di un sì, soggetto. E la commercializzazione se, e il servizio se, di un altro. Sì, diciamo che eh, per ragioni di concorrenza. Eh, Preferibile la. Eh, questo è un motivo. Poi naturalmente ci sono maggiori complessità. Ecco, eh, la scelta di tenere distinti gli impianti dai servizi pone innanzitutto una maggior complessità e anche in carico al lato l'esigenza di coordinare al meglio tutte queste attività, perché se hai un interlocutore unico è poi l'interlocutore un unico che organizza il tutto. Invece nel nostro caso l'atto deve mettere in raccordo tutti i vari attori e quando succede un problema, e ce ne sono spesso, eh, deve farsi carico di trovare insieme con i vari attori la soluzione. Faccio dei casi concreti. Eh, un anno fa circa si è incendiata la discarica di... Canicci, siamo Grossetano, Civitella Paganico, eh, che è l'unica discarica del Grossetano. Se fossimo in un ambito diciamo, provinciale, il territorio di Grosseto si sarebbe trovato in grasse difficoltà e i comuni eh, che hanno invece delle discariche, in particolare qui a Siena e Poggio alla Villa, e invece eh, dalle parti di Arezzo e Terranova Bracciolini si sono fatti carico con le loro discariche e hanno assorbito i rifiuti fino a quando Civitella Paganico, da pochi giorni, è ripartita. La stessa cosa è successa una settimana fa a Terranova Bracciolini: cioè è successo il contrario, nel senso che non una discarica ma un impianto di compostaggio si è bloccato e il flusso è stato garantito perché gli altri impianti dell'ambito hanno assorbito questo fabbisogno. Oh, è stato più complicato gestirlo. Eh. No. Allora, questo Ma... ritengo che sia un vantaggio perché ah. avendo la riserva hai la possibilità di supplire interruzioni improvvise di singoli impianti con degli altri impianti. Se non avessimo questa riserva, che è preziosa... Il blocco di un impianto bloccherebbe il circuito di rifiuti, che è l'evento più catastrofico. Però una, una garanzia in più. È fondamentale, quindi è una cosa da preservare da questo punto di vista, perché consente a livello di ambito complessivo una gestione molto più efficiente. Allora, se mh, vi rappresento così ancora delle impressioni, ma eh, perché io sono da otto mesi, che non è poco, ma... È un tema che va progressivamente capito. Io ritengo che una gestione d'ambito così ampia abbia delle valenze importanti sul sistema impiantistico, proprio perché consente di far fronte a dei malfunzionamenti che un impianto può avere. Si può per brevi periodi surrogare la mancanza si di può, Si può surrogare e soprattutto si arrivano a delle economie di scala, perché il funzionamento di questi impianti richiedono degli investimenti importanti. Ecco, noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, non andate via perché poi parliamo di tariffe e di tutti gli equivoci nati in questi mesi, anzi in questi anni, le leggende sul mondo dei rifiuti. State con noi.